Il presidente della SASI, Gianfranco Basterebbe, seppur con qualche settimana di ritardo, ha illustrato l'attività della SASI nel difficile anno appena trascorso. Il presidente ha esordito proprio sottolineando le comprensibili difficoltà di un anno complicato a causa della pandemia, che ha inevitabilmente condizionato lo svolgimento di tanti lavori, rallentando e in alcuni casi bloccando progetti ed iniziative. Una situazione subita anche dalla SASI, che però non ha potuto sottrarsi ai suoi impegni. Il presidente si è soffermato poi sulla mancanza d'acqua e sui conseguenti disagi subiti da molti comuni. Le sospensioni e le interruzioni della fornitura idrica sono state spesso al centro di polemiche, nonostante più volte il presidente ed i dirigenti dei settori interessati abbiano spiegato le ragioni di una programmazione che è necessaria. Il progetto più importante, io ritengo che, vabbè, oltre al potabilizzatore, che ormai realisticamente comincia a essere quasi indispensabile, è quella dell'approvvigionamento acquifero. La maggior parte dei lavori che stiamo facendo in questo periodo riguardano questi aspetti. Stiamo andando a recuperare il massimo di quello che è recuperabile, almeno in questa fase, ma ancora tanto, con investimenti maggiori, si può essere ancora fatto. La grave situazione della sorgente del Verde è uno dei principali motivi della carenza. Dal 2006 non si verificava una situazione così seria alla sorgente del Verde, la più importante, quella che copre oltre l'80% del fabbisogno dei nostri utenti, attrezzata per immettere nelle condotte 1250 litri di acqua al secondo. La nostra programmazione più importante che intendiamo fare è quella di collegare tutte le nostre sorgenti maggiori. Ci vorrà un investimento di circa 10 milioni, però, come dicevo nella mia conferenza stampa, in questo periodo non riusciamo ad avere appieno le capacità nella nostra sorgente più importante, quella di Fara San Martino, dove distribuiamo l'82% dell'acqua. E in alcune sorgenti, tipo Capovallone, Taranta, eccetera, abbiamo qualche litro in più che non possiamo utilizzare, in quanto una volta alimentati quei paesi che si alimentano con queste due sorgenti, non c'è la possibilità di rimetterli nel circuito totale e quindi poter sopperire a questa carenza attuale.